Forza Bari! Siamo troppo forti, siamo troppo forti! Serie A! Ricorda quando il Bari c'era in Serie A, naturalmente. Ricordo, sì, sono passati un po' di anni. Adesso siamo ritornati e vorremmo rimanere, non andare di nuovo in B. Vorremmo rimanere, speriamo che Mattarrese ce lo fa fare. Ci è appena arrivato il Bari, quindi non pensiamo alla Serie B. Con Mattarrese ci dobbiamo pensare. No, su via. Quest'anno ha fatto una bella squadra il presidente. E chi vuol saltare sta a casa, che cazzo viene a fare qua? Invece queste immagini provengono da Piazza Prefettura, dove c'è Nica Ruggero. Nica. Sì, eccomi, sono qui insieme ai tifosi che continuano ad essere scalmanati, non si sono fermati un momento. Guardate, Piazza Ferrarese è in fondo a questa immagine, ma la continuità di teste, di persone è assoluta. Non si riesce a far cadere un ago, non sappiamo come farà il pullman a passare, ad attraversare tutta questa marea di gente, davvero incredibile, e mai vista una cosa del genere. Mica. E soprattutto la gente qui, fra i cori, quello che prevale è quello soprattutto di Conte, cioè la gente vuole che Conte resti, questo in buona sostanza. E poi c'è gioia, c'è voglia di vedere i propri beniamini passare da qui. Ci sono tanti bambini, c'è un bambino che mi diceva prima: fammi dire una cosa, che cosa volevi dire? Volevamo che Conte rimane a Bari, perché Conte è il migliore allenatore del mondo, e volevamo che Mattarrese ci fa un regalo, Cassano, forza Bari sempre! Il bambino non so se lo vedete. No, ce lo mostri? Si merita un primo piano, dove sta? Eccolo qui! Futuro conduttore televisivo. Allora, dove l'hai imparata questa filastrocca? A scuola? Che cosa hai detto? Ripeti, che cosa? Guarda, toglietevi d'avanza! Allora, io voglio che Conte rimane a Bari, perché Conte è il migliore allenatore del mondo! E che Mattarrese ti fa un regalo! E Mattarrese ti fa un regalo che ci dà Cassano l'anno prossimo! Ma questa cosa chi te l'ha insegnata? Sono andato allo stadio, questa è ecco la vera scuola dei ragazzi baresi, lo stadio! Questa è storia, direttore, è storia! Nessuno. D'altra parte. Ci sono altri bambini qua. Sentiamo. È impossibile riprendervi. Vediamo se. Mi prendi in braccio. Vediamo. E tu che cosa vuoi dire? Io voglio che il Lecce rimanga in Serie A per tutta la vita. Quindi vuoi che il Lecce resti in Serie A? Bravo questo ragazzino. Bravo. Nobel della pace. Lo nominiamo, lo proponiamo come Nobel per la pace di quest'anno, questo ragazzino. Io voglio dire che Barreto è sempre forte, farà sempre gol! Forza Bari! Cambia canale! Io dubito, non so voi che cosa ne pensate, ma io dubito che il Puma riuscirà a passare. E avrà grosse difficoltà. No, avrà mi chiedo, voglio dire, sul piano organizzativo avrebbero dovuto pensare ad una cosa del genere. Come faranno? È una festa spontanea, non c'è stato il verso di poterla organizzare, né di piazzare barriere. Non è stato possibile, proprio non avere più. Comunque ci saranno dei problemi sicuramente, credo. Ma secondo me il pullman non arriverà. Non passa. Il pullman non arriverà e probabilmente si fermerà lì, vicino al Margherita. Ecco, in questa zona qui, ha ammesso che riesca ad arrivare. Antonio Procacci. Travolto anche lui dalla gente, ovviamente. Ma direttore, non dovremmo avere nel torpedone anche Salomone? Sì, ma sarà possibile collegarsi con loro appena arriveranno proprio in quella zona. Ah, ho capito. Perché adesso il pullman sta andando via ad una velocità, si spera, a velocità normale, e con i giocatori nel piano di sotto perché non si raffreddino, insomma, non prendano vento. Però Antonio Procacci, niente da fare. Allora dobbiamo riempire un po' l'attesa. Intanto il direttore c'è chi chiede perché non si taglia i baffi, visto che il Bari è in Serie A. C'è qualcuno che lo domanda, con affetto. No, avrei dovuto prometterlo, siccome non l'ho promesso. Non l'ha promesso, quindi? Non ho nessuna scommessa in corso. D'altra parte non è che ci volesse, che si potesse scommettere sulla promozione del Bari. Il Bari era già promosso da tempo. Sì, ma evidentemente questo tifoso, siccome a Bari c'è un po' questa tradizione,
Io lo ricordo, a Bari c'era il famoso Cusmai, che era titolare di un bar che organizzava le trasferte, sì, per famosissimo, Bari, famosissimo, famosissimo, che quando il Bari andò in Serie A e vinse lo spareggio col Verona a Roma, al ritorno a Bari della squadra in treno, allora si viaggiava solo in treno, la squadra fu accolta in piazza Prefettura e proprio sul balcone del municipio a Cusmai gli furono tagliati i baffi. Aveva dei baffoni, fra l'altro. Dei baffoni. Sì, sì. Quelli all'insù. All'insù. Ma sembra che continui ancora questa tradizione. Se non sbaglio, l'ultima volta che il Bari è andato in A, proprio Pignataro, il famoso attore Nicola, si fece tagliare i baffi. E se non sbaglio, anche quest'anno ha promesso che si farà tagliare i baffi. Noi per la verità vorremmo assistere a qualcosa di più, come dire, emozionante, però ci sta bene lo stesso. La pubblicità. Un campionato indimenticabile. Coraggio, orgoglio, passione. Sono i nostri valori. Con Gaudianello, il Bari è finalmente in Serie A. Gaudianello, l'effervescente naturale, dal gusto unico. Bari, grande amore. Ecco lo studio, ma sarebbe meglio guardare le piazze di Bari. Io sto vedendo sul monitor, ecco, guardavo proprio questa immagine di piazza Prefettura, vedete, stracolma, con Nica Ruggero che a malapena si intravede. Hai da dirci qualcosa, Nica? Sì, è praticamente impossibile riuscire anche solo a sentirli questi tifosi. Ce n'è uno che mi sta chiedendo di parlare da prima. Che cosa vuole dire? Forza Bari! Forza Bari! Forza Bari! Ah, è un discorso. Io voglio che Antonio Conte resti a Bari! Le richieste sono sempre quelle, Antonio Conte resti a Bari. Secondo me i giocatori non passeranno più da lì, oppure accadrà come accade fra un mesetto a Matera, ci sarà la festa della Madonna della Bruna, dove il carro portato in processione poi viene praticamente spogliato, scompare, perché viene fatto a pezzettini e tutti portano a casa come reliquia, un pezzo di questo carro. Speriamo di no, direttore, abbiamo fatto Speriamo tanto proprio di no, perché abbiamo fatto tanto per assicurato. Ma sicuramente il clima assomiglia alla festa della Madonna della Bruna. Non a caso la società che ci ha fittato il Pullman ha richiesto una pesante assicurazione. Fatto bene. Che dicono da casa, Roberto? Ci ringraziano la nostra partecipazione, il nostro servizio, il servizio che abbiamo offerto, insomma, in quest'anno. Un grazie a voi, a chi legge gli sms, grazie al direttore Magistà, Papalesta, Mario Russo, Rino Palmieri, grande Rino Palmieri. Tutti insieme abbiamo sofferto, ora prepariamoci per un buon campionato, quindi si rinnova il contratto? Michele Salomone sul Pullman, lo abbiamo raggiunto telefonicamente per farci dire a che punto siete, Michele. Michele, ma queste urla che sentiamo sono quelle del Pullman, cioè nel Pullman si continua a festeggiare? Sono quelle soprattutto dei tifosi che stanno accompagnando con motori, con auto, sono il corteo, anzi questo Pullman scoperto, lo sta Credo che ci siano tutti gli elementi per passare, come dire, nel reparto delle scommesse, no? Gli allibratori dovrebbero, secondo me, stare già a fare i primi calcoli. Riuscirà il Pullman del